Va bene, va contro la mia natura, va contro un senso di giustizia. Io questa legge non la rispetto più. Ha ragione, Marco. Perché se fanno una legge su razziale, cosa diventiamo, tutti razzisti per essere nella norma? E allora io mi, questa gente che fa, che gira, guardate come gira. Io sono arrivato, sì, un po' di digus, mi ha fatto un po' di spazio, ma io giro da solo. Chi se ne frega? Monti, che non se lo caga più nessuno, c'ha 28 persone dietro, 28! Non se lo caga più nessuno, quell'altra va all'Ikea con quelli che portano le sedie smontabili. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Abbiamo 1000 persone, 850 milioni ci costano, tra auto blu, grigie, ma è incredibile, dove andiamo a prendere il sonno? Qui dobbiamo fare subito e non deve rimanere indietro nessuno, perché siamo francescani. Non deve rimanere indietro, non deve ammazzarsi più nessuno. Dobbiamo fare il reddito di cittadinanza subito. L'abbiamo già messo giù, le basi. Reddito di cittadinanza significa dare, far vivere una persona che perde il lavoro, che non ce l'ha, un esodato, farlo vivere, non metterlo per la strada. Gli dai uno stipendio, 2 anni, benissimo, 2 anni, 3, lo decideremo. Gli dai uno stipendio e poi gli offri 3 lavori. Se non accetta uno dei 3 lavori, togli il reddito di cittadinanza. Ma come in Olanda, come in Australia, come nei posti civili. E allora il lavoro. Ha fatto un bellissimo discorso. Dove sei Matteo? Il discorso che ha fatto Agosti, sì. È stato splendido, perché è andato alla radice della cosa. Il lavoro non è tutta la tua vita, può essere una parte importante della tua vita. Allora c'è da ripensarlo, il lavoro, invece il lavoro qua si è trasformato nell'appalto, nel subappalto. Io sto girando mezza in tutta l'Italia, vanno nei cantieri, fin cantieri. Abbiamo zona strategica, abbiamo insegnato a fare le navi a tutto il mondo, a smontarle, a smaltirle. Lo faceva mio padre di lavoro, l'ho fatto io nel porto di Genova. Niente! Hanno avuto 900 milioni di finanziamenti pubblici e questi manager politici che non sanno tenere un cannello autogeno in mano hanno preso 900 milioni e hanno comprato decine di cantieri in Asia per portare le nostre navi in Asia da smontare, mettendo per la strada della gente con 2 coglioni così. E vai dentro i cantieri, ci sono quelli del Bangladesh. Ma che cosa ci siamo trasformando lì? Ma noi siamo gli italiani, siamo quelli del Rinascimento, siamo quelli di Leonardo da Vinci, non di questi dilettanti allo sbaraglio. Sono dei dilettanti che hanno spolpato questo paese e ti sorridono con quelle facce da cazzo dalla televisione per dire che devono fare le loro soluzioni. Abbiamo uno streaming. Abbiamo uno streaming di Salvatore con 20.000 persone, perché questa piazza, ora secondo l'ASA, poi secondo i giornali saranno 300-400, però abbiamo anche 20.000 persone che ci seguono dal mondo, loro queste tecniche non le sanno, noi siamo in upload verso il mondo, ci guardano i nostri migranti, ci guardano da tutto il mondo, stanno guardando queste cose, vi stanno guardando, ma è meravigliosa questa. Loro non sanno neanche cosa sia, ecco perché vogliono chiudere la rete, li mandano la polizia, ci stanno accerchiando, non ce la faranno mai a chiudere la rete, o si adeguano, spariranno questi giornali, queste televisioni, saranno destinate a sparire, a essere inglobati in qualche cosa che noi conosciamo e loro no, questa sarà la nostra vendetta, hai capito? Ecco qual è. E allora, il lavoro, vanno nel Sulcis, la Sardegna, il reddito più basso d'Europa, vado lì e ci sono dei minatori dentro un buco, non hanno voluto ricevere nessuno, hanno chiamato me, io sono andato lì, volevano il loro posto di lavoro, ho detto siete pazzi, uscite di lì, avevano le bandiere della CISL, della UIL, ho detto siete lì dentro proprio per colpa di questa gente qua, venite fuori,
venite fuori, facciamo un reddito di cittadinanza e poi vi diamo uno stipendio, non per tirare fuori il carbone a 500 metri che non serve neanche perché è pieno di zolfo, e morire per 1300 euro al mese, morire di silicosi a 50 anni, non è lavoro, venite fuori, il lavoro lo facciamo alla luce del sole, saliamo, bonifichiamo la miniera e la facciamo diventare un sito turistico, come ci sono le miniere di stagno in Galles che fanno 1 milione di turisti l'anno. Cazzo, ma hanno 32 miniere da fare, venite fuori, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, fai studiare tuo figlio, ti fai un culo così perché tutti noi anziani l'abbiamo fatto, fai studiare i figli, costa 500.000 euro portare un figlio a una laurea con un master, dai il sangue, no, per i figli, poi o se ne vanno, o se ne vanno, o se no devono fare, devono acchiappare quello che viene secondo la Fornero, prendi 700 euro in un call center e ci vanno i figli della Fornero a prendere 700 euro, non ne vogliamo. Allora noi possiamo adattare il reddito di cittadinanza, possiamo fare il tempo pieno breve, il tempo pieno breve con le imposte negative, su imposte negative sul salario, lo sai cosa vuol dire? Bene. Vuol dire che c'è gente che guadagna 600-700 euro, non arriva ai minimi tassabili, ma non riesce neanche a vivere. Con 700 euro le commesse, i guardiani notturni, questa gente qua, milioni sai sono, 700 euro. E allora lo Stato che cosa dovrebbe fare? Con l'imposta negativa sul reddito, ti porta al minimo tassabile, ti dà la differenza e poi ti tassa quando arrivi al minimo. E avete mai sentito parlare delle borse di studio civili? Eppure noi siamo un popolo di inventori, siamo i più inventivi del mondo. In più del mondo, e ci sono delle borse civili in Germania che ti danno 20-30.000 euro con una commissione per vedere se la tua idea è fattibile e ti fanno partire con 20-30.000 euro. Allora il tempo breve serve per una cosa. Noi siamo il popolo più vecchio d'Europa, forse il più vecchio del mondo. Abbiamo l'aspettativa di vita più alta di vita e l'aspettativa di salute più bassa. Confondiamo l'aspettativa di vita con la salute. Confondiamo la sanità con la salute. Ogni regione, anche questa, dalla Lombardia, l'80% del PIL è sulla sanità, ti devi ammalare, così io ti ricovero e parte il PIL, perché il PIL, i farmaci, io, la salute è un'altra cosa. La salute dipende da due fattori, e questi ignoranti non riescono a capire, che se abbassi lo stato sociale delle persone, le persone si ammalano di più. E dipende, devi avere le informazioni perché non sono corrette. Un uomo si è tolto la prostata, si è tolto la prostata perché aveva paura del tumore alla prostata. Hanno fatto in Svizzera, hanno preso 1000 pensionati morti a 90 anni, hanno fatto l'autopsia a 1000 pensionati morti di vecchiaia. Il 90% aveva il tumore alla prostata, ma non erano morti per il tumore alla prostata. Il 100% avevano il tumore alla tiroide, ma non erano morti per il tumore della tiroide. La prostata serve solo una cosa, se leggete le riviste sensate scientifiche, British Medical Journal. La prostata per noi uomini, tu non far finta che non ci cominci a gocciolare troppo. Allora, la prostata per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare, hai capito? Lo dice il British Medical Journal, sì, o se no fai altre cose, ci vogliono 21, come l'hai fatto quello? Come l'hai fatto? Come nome? Ah! Allora, il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese, io sono a 18, quindi 21, far funzionare la prostata, far funzionare la prostata, quindi ci vogliono le informazioni, il rapporto medico-paziente è cambiato. Poi nei pronti soccorsi ci sono gli avvocati fuori, i medici hanno paura, si fanno le assicurazioni, poi vincono le cause, ma devono pagare poi gli avvocati. E se c'è un caso strano depistano. E allora vedi, fanno fare analisi, e la sanità cresce, perché il 50% delle TAC sono inutili, il 40% delle risonanze magnetiche sono inutili, non parliamo degli esami del sangue, l'emoglobina fa i 20 esami. Signori,
c'è da razionalizzare le cose. Al pronto soccorso chi ci va? Ci va quello che non trova il medico di base per una cazzata, l'80% per una cazzata. E allora perché il medico di base non apre l'ufficio dentro il pronto soccorso e si prende questi che non hanno un cazzo? Ma vi sembrano stronzate? Sì, sì. Allora, voglio dire, abbiamo bisogno di salvare le imprese, piccole e medie imprese. Abbiamo bisogno, ne chiude una al giorno. Signori, questo squinzio... L'hai ripreso un po'? Ha detto, siamo sull'orlo del precipizio. Non siamo sull'orlo del precipizio. L'abbiamo già oltrepassato e siamo come Willy il coyote. Siamo nel vuoto, ma non guardiamo giù. Perché 5 punti di produzione industriale in meno vuol dire 4 punti di PIL in meno, e 4 punti di PIL in meno voglio dire nei prossimi mesi 4 milioni di disoccupati in più. Signori, qui il discorso è che se prendiamo delle scelte qua le dobbiamo prendere in Europa, non c'è via di scampo, non ce la fai. Noi siamo il terzo, noi finanziamo, siamo il terzo finanziatore dell'Europa, gli diamo 15 miliardi di euro all'anno, avremo diritto a discutere, gli diamo 15 miliardi, è un terzo del bilancio dell'Unione Europea, va a finanziare petrolio, cemento, camion, ipermercati e basta, sono negli anni 70, fanno i grattacieli in Australia col bambù, col legno, Renzo Piano col legno. E noi ancora col cemento, il cemento, Caltagirone, il cemento, il calcestruzzo. Non hanno un'idea di merda che non derivi da quello. E allora un terzo del bilancio vai nell'agricoltura, un terzo. In agricoltura. Io arrivo in Sicilia, vedo le arance siciliane, non riesco a trovare, trovo quelle tunisine che vengono dalla Spagna. Vado a Mazara del Vallo con i pescatori, sono disperati perché devono usare le reti con la maglia larga che gli impone l'Unione Europea, però devono pescare il gamberetto fa dei carpiani, il tonno non possono toccarlo, ma arrivano dei pescherecci come delle portarelle giapponesi che lo portano via. Ho visto estirpare e prendere 1800 euro ad ettaro, estirpare il più buon vino del mondo che abbiamo noi per piantare vigneti francesi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Abbiamo il Made in Italy che ce lo guardano da tutto il mondo, è una roba incredibile, il Made in Italy mezzo finto, apriamo inceneritori in mezzo al parmigiano reggiano, ma che cazzo stiamo facendo? Il Made in Italy, siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo, facciamo l'olio più buono del mondo, già è il terzo anno che vince l'olio pugliese come miglior olio del mondo e siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo. Perché prendiamo quell'olio di merda spagnolo, arriva qua con la lampada, lo tagliamo col nostro, ci mettiamo un euro di più, ci scriviamo Made in Italy e parte per l'Unione Europea. Mentre 18.000 coltivatori, cazzo, si fanno un culo così. Siamo entrati nel mercato cinese con l'olio, noi. Fattura più della cocaina, fattura 1.300.000, l'olio. I cinesi sono sconvolti. Innanzitutto è giallo. Ma guarda, non lo bevono neanche, se lo spammano, è un medicamento, hanno ragione, e noi lo tagliamo con l'olio lampante spagnolo. Ma noi abbiamo bisogno di risollevare immediatamente la piccola e media impresa. Allora l'IVA si paga quando la incassa e non quando la fattura. 60 giorni i crediti devono arrivare, fanculo, 60 giorni, poi mi dicono dove prendiamo i soldi. La tassa, le tasse, equiparare le tasse italiane a quelle europee. A quelle europee significa portare, noi paghiamo il 71% di dirette e indirette, portare al 40%, che è la tassa media europea. Togliere l'IRA, abbiamo 17 miliardi di euro che spendiamo in più di amministrazione pubblica in base alla Francia. La Francia più o meno ha gli stessi numeri di abitanti e lo Stato in Francia lo vede e spende 17 miliardi in meno di noi. Ma è possibile? E allora togliere l'IRA per 3 anni, abbiamo già lo studio, che è il più grande studio di fiscalisti d'Italia. Ce ne abbiamo già queste cose, ci stiamo lavorando. Dobbiamo dire 50 miliardi ci costano gli esodati, i disoccupati e i cassa integrati. 50 miliardi, non puoi fare immediatamente due righe dicendo assumi, non ti prendo i contributi per 3 anni, assumi, se puoi assumere. Non possiamo.
Ma in che mani siamo di questi qui? Di questo Birletta, Birletta, Birletta che scopre i giovani. I giovani senza lavoro, l'ha scoperto. C'è 1,5 milioni di persone in breve. L'ha scoperto e va là, e va là, va là a cosa fare, a cosa trattare. Io voglio andare, per quello hanno considerato e ci guardano a noi con gli occhi così sbarrati dalla paura. Perché noi vogliamo andare in Europa a ridiscutere certe leggi, a ridiscutere la Bürgerstein, che permette che arrivino chiunque qua. Voglio riproteggere i miei prodotti. Noi chiudiamo l'acciaio che per l'80% è consumato in Italia, ma vai un po' a vendere l'acciaio cinese negli Stati Uniti, nel libero mercato, ma ti ridono dietro. Ma stiamo scherzando? Allora io voglio andare lì e ridiscutere. Ridiscutere significa non essere contro l'euro, a favore dell'euro. Ridiscutere. Dio mio, siamo 500 miliardi che non conosciamo un cazzo. Non sappiamo cosa succede in Polonia, in Olanda. Abbiamo un sistema fiscale, ognuno per i cazzi suoi.